Presidente della Repubblica numero 226 del 22 dicembre 2012 sono state indette per il 24 e il 25 febbraio le votazioni per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Gli italiani all'estero eleggono 12 deputati e 6 senatori. Per quanto riguarda la circoscrizione America settentrionale e centrale, gli eletti per la Camera dei Deputati saranno 2 e quelli per il Senato 1. Gli elettori di questa circoscrizione eleggeranno 2 deputati ed un senatore. Come si vota? Si vota all'estero per corrispondenza. La nostra, quella che io rappresento, è una circoscrizione consolare che comprende gli stati di Repubblica Dominicana, Haiti, Giamaica, Saint Kitts e Nevis, Antigua e Barbuda. Con tutti questi stati, eccetto che per la Giamaica, sono stati raggiunti degli accordi elettorali per cui gli elettori italiani possono votare per corrispondenza. Entro il 6 febbraio prossimo saranno spediti a cura dell'ambasciata italiana in Santo Domingo le buste contenenti il kit elettorale. Gli elettori dovranno esprimere il loro voto per corrispondenza, dovranno cioè restituire prima del 21 febbraio le relative buste con il voto espresso. Queste buste saranno poi tra il 21 e il 22 febbraio spedite a Roma, dove saranno scrutinate. Voglio ricordare agli elettori di questa circoscrizione elettorale che il diritto di voto degli italiani all'estero non è soltanto un diritto dovere sancito dalla Costituzione e dalla legge che specificamente prevede il voto per gli italiani all'estero, ma è anche una maniera di partecipare alla vita politica e sociale della nostra madre patria, soprattutto per quei cittadini che ne sono lontani da molto tempo e che hanno voglia di poter partecipare alla vita italiana. Non è sufficiente, voglio ricordare, aver un passaporto italiano in tasca per essere cittadini italiani, bisogna anche interessarsi della politica e delle radici da cui si proviene. L'appello è quindi un appello a essere vicini ai problemi che l'Italia sta attraversando in questo periodo, a dare una dimostrazione con il voto compatto di essere sempre più vicini alla vita politica, sociale e culturale.